Ciao amici gatti e amiche gatte! In questo terzo video dedicato ai problemi cutanei del gatto parleremo della dermatite causata da allergie alimentari, che sono in pratica reazioni del sistema immunitario dovute all'ingestione di determinati alimenti. Questo tipo di reazione è una delle più diffuse assieme alla dermatite causata da pulci, di cui parleremo nei prossimi video, e della dermatite atopica, di cui abbiamo parlato nel video della settimana scorsa. Se vi piacciono questi video, fatemelo sapere nei commenti qui sotto ed iscrivetevi al canale YouTube di Miciogatto, così faremo crescere sempre di più il canale e ci saranno tanti nuovi contenuti e tante cose interessanti per tutti noi amanti dei gatti. Lascio ora la parola alla nostra gentilissima dottoressa Beatrice Martinelli. Un altro, diciamo, branca che appartiene a queste dermatiti allergiche sono quelle alimentari. Quelle alimentari ovviamente sono le più facili perché, tra virgolette, cambiamo l'alimento, utilizziamo un alimento a basso peso molecolare, quali sono, per esempio, lo ZDI, l'hypoallergenic, sono cibi dove le proteine sono state studiate a bassissimo peso molecolare perché il sistema immunitario non possa leggerle e di conseguenza non si arrabbi, tra virgolette, vi parlo così molto semplicemente. In questo caso, l'utilizzo della dieta, così si chiama di privazione, perché purtroppo il gatto sarà costretto per 6 settimane a mangiare esclusivamente questo cibo. Esistono comunque dei premietti anche per questi tipi di gatti che hanno questo tipo di problemi, però diciamo che non potete o non si può durante la dieta di privazione dare degli altri premi o dell'altro cibo, perché rovinate ovviamente la diagnosi. Potete aspettare di vedere se nelle 6 settimane avete la risoluzione del problema, visto che se è alimentare non viene più contro la proteina che le dà il problema, per cui invece se nel caso avete una dermatite così grave quando lo portate dal veterinario eccetera, potete unire per alcune settimane la terapia con immunosoppressore, il cortisone o l'antibiotico e poi continuare la vostra dieta e vedere se effettivamente è quella la causa, è una causa alimentare. Se sapete che poi arrivate alla diagnosi di un'allergia alimentare che vi dà la dermatite allergica, allora in questo caso sapete che per tutta la vita il gatto dovrà rigorosamente mangiare questo tipo di cibo che non gli fa arrabbiare il sistema immunitario e che non gli fa venire la dermatite. Grazie mille a Beatrice, come sempre, fatemi sapere se i vostri gatti hanno qualche problema di allergia alimentare. Vi ricordo che Miciogatto collabora anche con un bravissimo veterinario esperto in alimentazione, che è il dottor Valerio Guigi, che potete tranquillamente contattare scrivendomi nei commenti qui sotto oppure attraverso il gruppo Facebook di Miciogatto. E magari potrebbe esservi utile per farvi formulare una dieta specifica per il vostro gatto se ha problemi di allergie alimentari. Nel prossimo video, con la dottoressa Beatrice Martinelli parleremo delle allergie dovute a somministrazione di farmaci, per cui mi raccomando, non perdetevelo. Vi lascio con un grande abbraccio, un grattino per i vostri miciotti e ciao amici gatti e amiche gatte!